Audi A3 del 2016 con schermo che esce in verticale dal cruscotto. Questo è il sistema originale. Adesso andremo a sostituirlo con un car tablet nostro, Android ovviamente. A dopo. Salve a tutti, eccoci qua su Audi A3 del 2016. Abbiamo appena finito di installare monitor che esce in verticale dal cruscotto con il sistema originale. Ecco qua, giriamo il quadro, esce fuori il monitor. Parliamo di un monitor 8 pollici incassato sul sistema originale. Ecco, sta per avviarsi. Lo spessore ovviamente come l'originale è contenuto nelle misure praticamente identiche a quello di casa. Qua abbiamo poi recuperato tutto il controllo sia del drive sia del tasto di accensione e sec e ovviamente anche comandi al volante e tutto il resto. Adesso andiamo a vedere un paio di funzioni. Qua abbiamo praticamente un video riprodotto dalla chiavetta USB. Andiamo a aumentare il volume sia dalla rotella sia dai comandi a volante. Abbiamo anche fatto un piccolo impiantino su questa vettura. Cosa importantissima, abbiamo recuperato la retrocamera originale. Andiamo a inserire la retromarcia. Ecco, qua c'è il recupero della retrocamera originale di casa. Togliamo la marcia. Il monitor ovviamente è controllato anche dal tasto sulla plancia per la chiusura e apertura. Quindi il movimento rimane uguale all'originale. Le funzioni poi sono sempre le solite. Abbiamo il menu personalizzato per quanto riguarda l'Android con le solite impostazioni. Quando vogliamo entrare sul menu originale della vettura, pigiamo qua e andiamo a recuperare quello che è il menu originale del sistema Audi. Quindi questo. Basta poi toccare lo schermo e ritorniamo nella schermata del nostro Android. Applicazioni, abbiamo qua la barra delle applicazioni. Andiamo a vedere come scorre tutto il sistema. Andiamo nuovamente sul video, siamo qua. Facciamo cambio brano. Così via. Schermata navigazione. Uscire dalla navigazione, ritorniamo al nostro menu, internet, eccoci qua su YouTube, andiamo a cercare un brano, proviamo con questo, eccoci qua. Hey, 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 hey.
mettiamo in modalità schermo pieno. Bene, con questo vi saluto, un abbraccio al team Car Sound, contattateci per qualsiasi informazione. Ciao!